Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Photo Discovery. Prima di parlare del fotografo di cui tratteremo vita, opere e linguaggio fotografico, vi invito ad iscrivervi al canale se gli argomenti che trattiamo sono di vostro gradimento e se volete che cresca. Vi siete iscritti molto molto bene, allora partiamo subito a parlare del fotografo Hiroshi Sugimoto. Hiroshi Sugimoto nasce a Tokyo il 23 febbraio del 1948. È uno dei più importanti esponenti della fotografia contemporanea, rappresentante di una fotografia seriale ispirata al minimalismo, ma anche concettuale nella tradizione della sobrietà e della semplicità orientale. A 22 anni nel 1970 nell'università di Sanpo in Giappone, consegue il Bachelor of Arts in Scienze Politiche e Sociologia. Si trasferisce poi a Los Angeles, in California, dove presso l'Art Center College of Design studia fotografia ed è proprio qui che matura le sue convinzioni sul concettualismo e sul minimalismo e sceglierà la fotografia come linguaggio per interpretarli. Nel 1972 consegue il Bachelor of Fine Arts, mentre nel 1974 si sposta a New York. New York che sarà, assieme a Tokyo, una delle principali basi dove concepirà e lavorerà sulla sua fotografia. Il suo stile è ben definito sin da subito. Una serie di foto per ogni suo lavoro che analizza attraverso scatti seriali un diverso senso di autenticità. Questi concetti prendono vita nel suo primo lavoro del 1976, Dioramas. Scatti di mostre all'interno di musei di storia naturale, in cui le fotografie di Sugimoto hanno portato alla vita creature estinte e situazioni preistoriche. È il modus operandi che differenzia Sugimoto da altri. Le sue serie fotografiche, che includono sperimentazione e luoghi diversi, riguardanti sempre lo stesso identico tema, possono durare anche diversi anni. Anche se è noto che Sugimoto preferisce la fotografia in bianco e nero sia per i suoi lavori che per la ricerca fotografica, non disdegna alcuni inusuali scatti a colori. Ne è esempio lampante nel 2012 la collaborazione con il noto marchio francese di moda Hermès. Fujimoto fotografò dei foulard esclusivi. Questo lavoro fu definito dai media un riuscito incontro fra moda ed arte, tanto che sempre nel 2012 le fotografie vennero esposte nel Museo della Cultura di Basilea. Ecco un'altra serie fotografica per la quale utilizzò tecniche differenti, dalle riprese con tempi di esposizione lunghissimi anche fino a 3 ore, come la serie del 1980 Seascapes, in cui fotografa il mare in bianco e nero senza alcun elemento di disturbo e senza il pur minimo particolare, fino ad immagini ottenute dirigendo sulla pellicola fotografica una scarica elettrica di circa 400.000 volt, proprio come accadde per Lightning Fields nel 2006, dove interpreta scariche elettriche di varia forma su un fondale nero. Tra le sue più importanti serie fotografiche terminate o ancora in corso d'opera troviamo Theaters, iniziata nel 1976, Seascapes, iniziata nel 1980, Lightning Fields, iniziata nel 2006, oltre a Dioramas, iniziata nel 1976 e conclusa nel 2012, e Portraits, iniziata nel 1994 e terminata nel 1999. Oltre alle tecniche appena descritte, Sugimoto ne ha usata una di sua creazione, particolare e sofisticata, che può essere definita come la decomposizione della luce. Consiste nell'uso del colore scomposto attraverso un prisma, ovvero l'uso di una macchina fotografica Polaroid per catturare il colore. Colore creato dalla luce del mattino che passava attraverso un prisma e che si rifletteva attraverso un particolare schermo a parete. Tecnica fra l'altro utilizzata proprio per la commessa dei foulard di Hermès. Per la stampa ha invece utilizzato un'enorme stampante personalizzata. Da questa esperienza nascerà una dura polemica sullo spettro dei colori. Sugimoto ha asserito di aver studiato per svariati anni lo spettro della luce e con l'esperimento ha voluto dimostrare che i colori non sono solo 7 come enunciati dalla scienza moderna e da Isaac Newton. E quindi per chiarire il concetto del suo esperimento si espresse in questo modo. Osservando ogni giorno la luce brillante e prismatica,
anch'io avevo i miei dubbi sullo spettro a 7 colori di Newton. Ebbene sì, vedevo il suo schema rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco, viola, ma potevo discernere facilmente molti altri diversi colori tra questi. Tonalità senza nome come rosso, arancio e giallo, verde. Perché la scienza deve sempre tagliare il tutto in piccoli pezzi quando identifica attributi specifici? Il mondo è pieno di innumerevoli colori, quindi perché la scienza naturale ha insistito solo su 7? Mi sembra di avere un senso più vero del mondo dagli intracolori ignorati. L'arte non serve a recuperare ciò che cade attraverso le crepe ora che la conoscenza scientifica non ha più bisogno di Dio? Ho deciso di usare una pellicola Polaroid, praticamente obsoleta, per fotografare le luci tra i colori. Per spiegare l'importanza dei dettagli estetici che Sugimoto ha sempre voluto comunicare attraverso la sua fotografia, vi leggo un'altra sua frase, più esplicativa di mille parole o discorsi. Io sono anacronistico. Piuttosto che vivere al passo con la modernità, mi sento più a mio agio nel passato che non torna più. Il fuoco domestico segnalò l'ascesa dell'umanità sulle altre specie. Da qualche milione di anni abbiamo illuminato la notte con le fiamme. Ho deciso quindi di registrare la vita di una candela. Alla fine di una notte di mezz'estate ho aperto le finestre ed invitato la brezza notturna ad entrare. Accendendo una candela ho anche smesso di aprire la lente della fotocamera. Dopo parecchie ore di movimento dinamico nella brezza, la candela si esaurì bruciata. Godendomi il buio, ho chiuso lentamente l'otturatore. La vita della candela variava enormemente a tutte le esposizioni notturne, bruciandosi talvolta rapidissimamente, altre volte con lentezza, in notti lunghe e accaldate. Ciascuna era diversa, ma tutte bellissime nel loro post esaurimento luminoso. Etichettare Sugimoto come un fotografo appartenente ad una determinata scuola è pressoché improbabile. Questo proprio per gli elementi che caratterizzano la sua fotografia diversa, dai tempi di esposizione ai materiali creati per lo sviluppo delle pellicole in modo artigianale, dall'utilizzo di macchine di grande formato fino alle più semplici ed istantanee Polaroid. Possiamo comunque sottolineare la sua grande e profonda ricerca di separare l'aspetto tecnico da quello estetico. In un'intervista italiana a cura di Manuela De Leonardis, ammise di aver imparato molto da fotografi come Walker Evans o Ansel Adams, ma questo solo da un punto di vista tecnico e non da quello estetico. In ultimo voglio consigliarvi, fra le opere che troviamo in italiano, i kabuki dei tre samurai, Hiroshi Sugimoto, Nobuyoshi Araki e Yasumasa Morimura, IM Edizioni Napoli 2015. Allora, anche questa puntata di Photo Discovering finisce qui. Vi invito, se volete, a scrivere qui sotto nei commenti i nomi dei fotografi di cui volete che Photo Discovering tratti nelle prossime puntate. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, condividere ed iscrivervi al canale. Canale dove troverete, oltre a Photo Discovering, anche il format vlog, con recensioni, unboxing, tutorial e prodotti fotografici anche vintage. Che altro dire? Grazie per avervi visto questo video. Ciao e alla prossima puntata di...